Quando è stata l'ultima volta che abbiamo recensito una Chrome? Tipo troppo tempo fa? Già, tra università, vita sociale, altri impegni, computer che non funzionano, effettivamente è stato un po' difficile seguire il canale, anzi i canali, visto che ne abbiamo due più un altro che ci hanno proposto per cui collaborare. Quindi, senza contare poi che questo canale in particolare è conosciuto perché tratta acroms italiane di una certa taratura. Fanno schifo, ma soprattutto sono italiane ed è questa la cosa che ha tenuto su in piedi questo canale fino ad adesso. Poi già le hack italiane sono poche, cortissime, nella maggior parte dei casi non vale nemmeno la pena provarle, se appunto dobbiamo trovare quelle di cui invece ne valga la pena, di tempo ne passa e se lo uniamo a tutti i problemi e le questioni che vi ho detto prima, fate un attimo due conti. Che poi non è che ci voglia tanto trovare delle hack brutte italiane, il punto è trovare quelle di cui valga effettivamente la pena giocare. In realtà però in tutto questo tempo ci abbiamo pensato. Come fare per velocizzare tutto, coinvolgervi il più possibile senza lasciar morire il tutto? Inizialmente, lo ammetto, stavamo pensando di chiudere tutto e semplicemente fare live su live su live, in cui voi ci proponevate cose da fare e noi effettivamente eseguivamo quello che ci dicevate di fare. Poi, ricontrollando dei vecchi video e guardando un po' come stavano andando prima che prendessimo la piega che è iniziata da aprile, maggio, se non mi ricordo, comunque questa primavera, siamo un po' giunti a un'altra conclusione. Difatti, ricontrollando alcuni dei video mezzo recenti, per citare qualcuno, abbiamo notato che oltre alla solita quantità di commenti idioti che non servono a nessuno, c'è una costante più o meno fissa che si divide in due tipi. Proverete la mia Chrome? Oppure proverete questa Chrome? E lì mi si è accesa una lampadina. Piuttosto ovvia in realtà, ma comunque. Ne ho parlato un po' con Paco ed effettivamente abbiamo trovato una soluzione. Non so in quanti l'abbiano notato, ma è da un po' che sono spariti i video di NoYoRack. State tranquilli perché ci sono comunque, solo che hanno cambiato titolo, ovvero hack pessime, perché effettivamente è quello che sono. Questo perché all'inizio NoYoRack doveva essere una rubrica che doveva trattare sia hack belle che hack brutte. Poi, visto che ha preso quella determinata piega, siamo andati avanti a fare solo hack brutte praticamente. Il problema quindi era il nome della rubrica. Cioè, cazzo c'entra NoYoRack con quell'ammasso informe di schifo? In ogni caso, il titolo NoYoRack mi piaceva, ma effettivamente mi sono accorto che non c'entrava un benemato cazzo con quello di cui parlavamo, ma non sapevo nemmeno come sfruttarlo. Però dopo l'ennesimo proverete la mia Chrome, beh, sono giunto alla conclusione di saperlo come sfruttare. Perché è esattamente quello che sarà. Vogliamo farvi conoscere le vostre Acroms. Sempre se ce ne sarà il motivo. Perché non ho intenzione di passare il mio tempo libero a rastrellare le solite Acroms fatte in 2 minuti con i soliti script riciclati over and over, giusto per fare numero. Ma come fare per farci sapere che avete una Chrome da mostrare al mondo? Molto semplice. Fine. Anche qui, scusateci, faremo il possibile, cercheremo in ogni caso di portarne il più possibile, ma non posso promettervi nulla. Per il momento pensiamo di riuscire a portare almeno un episodio ogni 2 mesi, se ci sarà effettivamente un carico adeguato. Poi, ovviamente, se non ci arrivano abbastanza hack, o comunque tutte le hack che ci arrivano fanno cagare. Cosa portiamo? Anzi, a proposito, pensateci 2 volte prima di inviare una cosa. Perché se l'hack che invierete sarà dignitosa, riceverete quasi di sicuro la nostra sponsorizzazione e ovviamente inviteremo la gente a giocarci. Al contrario, se l'hack che invierete farà schifo per qualsiasi motivo, molto probabilmente riceverà la nostra sponsorizzazione, ma per i motivi sbagliati. E decisamente non finirà in NoYoRack, ma andrà a fare compagnia alle sue carissime sorelle. Buon divertimento! Ah già, un'ultima cosa. Nei prossimi giorni dovrò andare da Paco per montargli il suo nuovo computer e quindi stavamo pensando di sfruttare l'occasione per registrare qualcosa, fare qualche stream.
In particolare, probabilmente ci metteremo a streamare delle FAQ sul mio canale Twitch che vi lascio in descrizione, mentre io appunto sgobbo per fargli il computer, ovviamente non pagato perché sono peggio di uno schiavo nero, ma va bene così. Andremo a guardare sia le FAQ dell'ultimo video di Platino, che proseguirà probabilmente adesso, ma se volete potrete comunque fare delle solite domande direttamente in chat su Twitch, o comunque potete anche farle qua sotto, sempre con il solito hashtag FAQAvon. Però fatemi solo un favore. Non sparate solo stronzate, please! Vi terremo comunque informati su Facebook o sul canale di Telegram per tutte le date e gli orari. Adesso non lo so, non chiedetemelo. E niente, ci si vede, infami!